dare il via a questa partita che aspettiamo tutti con ansia. Sgaria, Malagoli, Cocco, Gavioli e Alvarino. Lo riparte Cocco, allarga per Malagoli, da questo fatto c'è Gavioli, ancora Cocco, si allarga sul rovescio, cerca l'assist sul secondo palo di Alvarino, Antonioni la fa sua, rilancia compagno, c'è Fernandez libero e qui Bruno Sgaria, cala la saracinesca, ancora Lodi, Nahera dal limite, Pablo Nahera, vantaggio del Lodi dopo poco più di due minuti, dal limite lasciato completamente solo Nahera, da lì non sbaglia. Vantaggio dei Lombardi. Non ha sbagliato, no, Pablo Nahera, c'era andato vicino il Lodi qualche secondo prima, lì era stato bravo Sgaria, poi nella continuazione dell'azione, tiro raso terra, si è fatto sorprendere del Lodi in questo avvio, riescono a ripartire con grande velocità e a sorprendere un po' la difesa trissinese che anche qua è in difficoltà su questo inserimento di Antonioni. Gavioli davanti a Grimal, Gavioli! Che inizio di gara, gol fantastico di Davide Gavioli che con un gancio riesce a superare Male Grimal, tutto pari. Questo è Trissino Lodi, amici sportivi, l'avevamo detto che ci sarebbe stato da divertirsi, le due squadre insomma hanno deciso di divertire e divertirci da subito e qui è arrivato il gol dell'ex Davide Gavioli, uno contro uno con tanti ex della partita. Antonioni, Nahera e allora compagno, doppio blocco, tiro da fuori Murato e allora Cocco può puntare verso Grimal, Giulio Cocco stava per far scendere Palermo. Duello bellissimo tra il 7 e il 12 lodigiano. Vabbè, insomma, sono due grandi interpreti di questo fondamentale, per cui guardiamola in silenzio, poi ci sarà sicuramente a divertirsi. Giulio Cocco! Meraviglia assoluta del Folletto trissinese! Trissino avanti, 2-1. Andiamo a rivedere la regia, davvero un gran bel gol da parte di Giulio Cocco. È partito nell'uno contro uno, si è presentato in face to face tu in rimasto. Il 44 che scambia con Giovannetti, Facin Giovannetti. Gioca una sorta di 3 contro 3 in quanto Fantozzi è altissimo in marcatura su compagno Nadini. Prova ancora il 44 e qui Facin e gode 2-2, arriva dal bimbo trissinese Alessandro Facin, 2-2. Pareggio meritato da parte del Lodi, con questa giocata che ha sorpreso la difesa trissinese, grande intuizione da parte di Nadini e insomma quando c'è questa possibilità Facin difficilmente sbaglia, segna a casa sua ma con difensiva. E il Trissino ci sta provando ma fa fatica proprio perché il Lodi ha una grandissima velocità a rimettersi posizionato in fase difensiva. Fernandez ci crede il portoghese, tocca all'indietro Nahera, serie di finte, c'è Fernandez liberissimo sul secondo palo, non riesce a servire, 3 contro 2 in favore del Trissino. Mendez cerca l'assist e qui il tocco di Grimal che salva un gol già fatto, che intervento del portiere argentino. È davvero protagonista in questa fase Grimalt, in due occasioni ha salvato i suoi, il Trissino si sta presentando in diverse opportunità in uno contro uno con lui ma sta confermando di essere davvero quello. Mamma mia, che gol! Ma dove l'ha messa Mendez? Mamma mia! Gol da fenomeno, Jordi Mendez, vantaggio del Trissino a 4 dal termine del primo tempo. Regia, non so se sia stato un bello il assist di Gavioli, mamma mia. Vediamola qua come se l'è girata, accompagnata, c'era un centimetro libero. Antonioni vede la difesa schierata, allora decide di riportare da dietro con Pablo Nahera, finta, e ancora Antonioni. Compagno, ancora lo spagnolo, lascia lì la palla e poi parte con il corpo e la recupera. Compagno. Trovato Nahera, Fernandez, non finisce mai questa gara, il Lodi ha pareggiato, è 3-3, che bellezza. Felipe Fernandez. Che bellezza amici sportivi, davvero non ci stiamo annoiando e penso che anche voi da casa vi stiate clamorosamente divertendo. Che risposta immediata del Lodi al gol di Mendez, si sono riposizionati, sono andati a farsi trovare pronti e quindi questo è davvero lo scontro al vertice del campionato e quindi abbiamo assistito finora davvero ad un spettacolo assoluto. Intanto subito il Lodi
Nadini Sgarja. Cosa ha parato Sgarja? Tieri che la stanno tenendo per il momento in equilibrio, ma sono sicuro che non finirà così questa partita. Era qui Sgarja! Sì, su. Ora Checco compagno contro Bruno Sgarja, comunque sì, due cartellini blu a João Pinto. Compagno contro Sgarja. Prende spazio compagno, può partire il 77. Tiro Sgarja! La parata Sgarja. Si carica battendo la stecca al suolo. Ecco il fischio. Può partire Cocco. Finta il tiro. Giulio Cocco Grimalt due volte. Vale Grimalt. Ecco compagno. Finta tiro. Di fatto Sgarja neanche l'avevo pochissimo visto. No, perché era coperto da due giocatori, uno del Trissino e uno dell'Odi, e quindi non l'ha proprio vista partire. Qui rimane a terra João Pinto dopo il contrasto contropiede in favore dell'Odi guidato da compagno Giovannetti, e qui Malagoli salva un gol praticamente già fatto, riesce a vincere il contrasto. Malagoli, serve Pinto, Grimalt lo aspetta lì, ancora Pinto, lasci Alvaro Moraes! Alvaro Moraes! Alvaro Moraes! Qua c'è voluta una giocata magica di un giocatore trissinese, l'ha voluta, fortemente voluta João Pinto in quella opportunità, e ha trovato una deviazione vincente di Pinto. Andiamo a rivederla un po', vediamo se c'è stata la deviazione. Secondo me non l'ha toccata. Il capitano fa cenno a Gavioli di venire a bloccare. Bella l'intuizione di Alvarinho. E qui Grimalt, come cosa ha preso di testa, di puro riflesso. Il capitano argentino a dire di no al possibile 5-3. Ancora João Pinto. Alza e schiaccia ancora una volta Grimalt. Poi Gavioli. Pinto. Sterza. Usa il fisico ancora molto bene il 17, tanto spazio. Pinto! Che cosa ha provato a fare? Vuoi essere di contrasti? Ci ha provato tre volte poi Gavioli. Lodi contrastato ancora compagno. 12 secondi rimasti. Facin, compagno, addirittura due uomini all'interno dell'area. Fernandez, Giulio, Cocco, la lancia, lontano. Pallina fuori e allora... Alvarinho! La chiude lui! Il Trissino batte Lodi 5-3, la chiusa Alvaro Moraes. Trissino c'è, Trissino 5, Lodi 3. Siamo riusciti ad arrivare in fondo ed è una partita bellissima, ed è bello come tutto il pubblico del Paladante sia in piedi per tributare un grande abbraccio e applauso a queste due grandissime squadre che hanno dato vita ad una gran partita. E permettimelo, il Trissino l'ha vinta, ma tanti complimenti a Lodi per questa prestazione davvero da grandissima squadra, che conferma il Lodi nella corsa al titolo totalmente. Grandissima squadra, una bellissima partita, l'abbiamo detto in apertura. Dalle mille storie il Trissino riesce a battere la squadra di...